Abbiamo parlato delle quattro nobili verità. Per comprendere a fondo le quattro nobili verità, forse è necessario inserirle in un contesto specifico, che è quello della rinascita, dell'insegnamento della rinascita, perché ci sono delle implicazioni profonde, in cui appunto poi si sviluppa tutto l'insegnamento del Buddha. Allora, prima cosa mi ha capire cosa si intende, cosa rinascita, e la dinamica, cioè le leggi sottostanti al processo della rinascita. Allora, prima di iniziare nello specifico, credo che sia utile, così presentare, come minimo tre delle visioni fondamentali su questo argomento che l'umanità ha sviluppato nel corso della sua storia. Ecco, no? Allora, una di queste, la prima, è quella che poi possiamo definire quella di, filosoficamente parlando, di un materialismo, anche filosofico, che sostiene che l'essere umano, la persona è fondamentalmente una combinazione di costituenti materiali. Cioè che il fattore essenziale della nostra esistenza è il corpo fisico, che è il prodotto di un lungo sviluppo biologico, di una evoluzione biologica. La mente o coscienza, ricordatevi che uso in maniera intercambiabile questi termini. E poi abbiamo visto che non è una coscienza, ma sono un flusso di coscienze, lo vedremo poi meglio, sono una sorta di parolona che a me piace tanto, epifenomeno, una sorta di prodotto dell'interazione di queste particelle materiali. L'interazione di queste particelle materiali fa sorgere quella che noi appelliamo coscienza o mente. Quindi, come dire, quando viene in esistenza il corpo fisico, forse a livello del concepimento o forse durante lo sviluppo del feto, o forse alla nascita, ma non sa nessuno, la coscienza o la mente sorge. Quindi la coscienza o mente è completamente dipendente da un organismo fisico. E la coscienza o la mente continuerà a esistere fino a quando ci sarà questo organismo fisico. Alla morte del corpo, la coscienza non è più possibile, secondo questa visione di materialismo. Questa è la visione dominante, diciamo così, no? Di quelle così. Branche della scienza che completamente hanno fondamento su delle premesse naturalistiche, fondamentalmente. Un problema di non secondaria importanza è chiedersi come questa attività materiale possa creare un fenomeno di natura completamente differente, che è la capacità dell'essere umano di autoriflettere, di avere coscienza di se stesso, fondamentalmente. Questo
Questo è importante che sia chiaro, ma non è una critica, eh? È un'analisi precisa, ecco, insomma, no? È una reale problematica, non c'è una soluzione a questa cosa da quel punto di vista lì, ecco, insomma, no? Possiamo affermare che questa è una posizione filosofica basata sulla scienza, perché non c'è un'evidenza scientifica che finita il corpo materiale, la coscienza, non ci sia più. Allora, non è qualcosa che è completamente determinato e verificato dalla scienza, eh? È una semplice interpretazione filosofica basata su delle scoperte della scienza. Quali sono queste scoperte? Che se c'è un danno cerebrale, la coscienza subisce delle alterazioni. Da questo sì. Deriva l'assunto finale che quando c'è un danno completo della struttura cerebrale, la coscienza non può esserci più. Ma questo è un assunto filosofico, non è una prova scientifica, perché non c'è assolutamente una prova scientifica verificabile che le cose stiano realmente così. L'altra posizione che noi potremmo definirla come la posizione fondamentalmente del cristianesimo, e che viviamo una vita sulla Terra, su questo pianeta, e le nostre azioni, la nostra fede, determinano poi il nostro destino per sempre. Nell'aldilà si definisce proprio così, no? In un'altra dimensione che non è questa terrena, non è questa dimensione terrena. Questo appunto, l'affermazione è che se noi seguiamo certi codici etici, abbiamo un certo tipo di fede, ci comportiamo in un certo modo, terminata questa vita terrena, no, andremo in un luogo che è variamente definito come paradiso. E se invece è il contrario, finiremo nel suo opposto, in una dimensione infernale, nell'inferno. Poi. Il cristianesimo romano-cattolico ci aggiunge il purgatorio come possibilità, una sorta di dépendance, no? Intermedia in cui si fa un po' di anticamera. Però ecco, questo è importante, a noi interessa questo, ma non per fare umorismo, ma perché questa è la visione, insomma, no? Ed è un grosso mistero perché mai nessuno è tornato indietro a raccontarcelo. Questa è la cosa importante. Poi è per l'eternità questa cosa. È per sempre. Ecco, questo è importante comprenderlo. La terza posizione è quella di più esistenze. Cioè, in questa esistenza non è che saltiamo fuori dal nulla, proseguiamo da un'esistenza precedente. E attraverso le azioni che noi così performiamo in questa vita, la coscienza o la mente continuerà in una nuova esistenza, dove noi raccoglieremo gli effetti delle azioni che abbiamo compiuto. Attenzione, questo capita non soltanto al momento del trapasso in un'altra esistenza, ma durante tutto il corso della vita, attimo dopo attimo. Lo vedremo poi meglio con questa faccenda del karma, che vuol dire azione e risultato fondamentalmente. Quindi non dobbiamo aspettare nel momento del trapasso, ma è una cosa che possiamo verificare tranquillamente, quotidianamente, un momento dopo l'altro. La legge del karma. Qui piccola distinzione.
Quindi c'è una vita dopo l'altra. Si parla di o reincarnazione o rinascita. Allora, distinzione importante, perché la reincarnazione è una visione tipica dell'induismo che implica la credenza in un qualcosa che non perisce, che è l'Atman, questa anima individuale che poi trasmigra da un corpo a un altro. E poi questa cosa noi la troviamo anche da tante altre parti, mica soltanto lì. Pitagora sosteneva questa roba. Quello ve lo ricordate? Il teorema di Pitagora, è quello lì. Oltre a fatto il teorema di Pitagora, ha fatto un sacco di altre cose, ecco questo qua. No? E poi lo troviamo in Platone, ad esempio, nei neoplatonici, che ha influenzato poi tantissime correnti filosofiche, ecco, insomma, no? E compagnia cantante. Pensate che questa faccenda la ritroviamo anche in una manifestazione cristiana dell'Africa del Nord, fino a un concilio che poi aveva deciso che non faceva parte dell'insegnamento canonico, ecco, insomma, no? Quindi c'era una dimensione cristiana che geograficamente si trovava nell'Africa del Nord, che fino a credeva in questa faccenda, cioè non in una vita soltanto, ecco, fondamentalmente, ma nella reincarnazione. E poi è stata, dopo questi concili, eliminata dal credo cristiano. La posizione del buddismo utilizza il termine non reincarnazione ma rinascita, perché non presuppone l'esistenza di qualcosa di permanente che trasmigra da un corpo a un altro, ad esempio. Perché l'insegnamento del Buddha è quello di anatman o anatta, del non sé. Come ho già affermato in altri discorsi, Buddha, grossa novità dal punto di vista della storia delle religioni, affermava che lui non aveva trovato nella sua liberazione nulla di permanente, ma tutto è un processo in divenire. Ecco, quella è l'idea. Quindi la mente o coscienza è un processo in mutamento continuo. Sorge quello che possiamo definire un momento di coscienza e poi scompare, seguito da un altro momento di coscienza che poi scompare. Sorge perché ha una funzione, serve a qualcosa, se no non sorgerebbe. Sorge, fa quello che deve fare e poi se ne va. Ecco, detto in parole povere, poi ne arriva un altro. Quindi è un processo di mutamento continuo in cui nulla rimane fondamentalmente lo stesso. Muta, cambia. Ma ciò che è l'insegnamento canonico del buddismo è che al momento della morte il processo della coscienza non termina. Chiaro? Termina il corpo fisico, che è questo aggregato, abbiamo visto, degli elementi, eccetera, eccetera, che si disgregano a un certo punto, ma era già stato affermato che c'è questo flusso di coscienza che poi assume un'altra forma, si manifesta in un'altra forma. Quindi, il processo della coscienza non termina con il terminare del supporto fisico. Continua. È indipendente, in un certo senso, dallo specifico corpo fisico. Una volta che ha consumato quello lì, per usura, ne prende un altro, a meno che uno non si sia liberato e allora la smette di prenderne un altro. Ecco, insomma, no? Che sarebbe anche una buona idea. Quindi questo processo di coscienza ha
ha bisogno di un corpo fisico per continuare a manifestarsi, ma non è il prodotto di un corpo fisico, a differenza di una visione scientifico-riduzionista, se vogliamo chiamarla così. Allora, per una visione scientifico-riduzionista, la coscienza o mente è il prodotto di una base materiale, che possiamo identificare con il cervello, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è più questa base materiale, non può esserci coscienza. Il buddismo ha una visione che potremmo dire quasi diametralmente opposta, è che la coscienza usa come veicolo un corpo fisico, ma potremmo affermare, anzi non potremmo affermare, è il Buddha che lo afferma canonicamente, che la mente o coscienza è la matrice di tutto, o la madre di tutto, è la creatrice, madre proprio, crea, no? Genera qualsiasi cosa. Quindi vedete, una visione un po' diversa, ecco, insomma, no? Quindi, quando noi parliamo di buddismo, tentiamo di evitare, almeno in questi ambiti, il termine reincarnazione, ma usiamo rinascita, anche se in uso comune si usa tantissimo. Ah, nel buddismo si crede nella reincarnazione, ma no, non è corretto, perché è diverso rispetto alla visione induista, che ha una precisa connotazione di reincarnazione, così come ce l'aveva Pitagora, Platone e compagnia cantante, e tanti altri. Allora, nel buddismo il termine specifico che si utilizza è punabhava. La parola puna vuol dire di nuovo, nuovamente, e bhava significa esistenza o divenire. Quindi punabhava vuol dire esistere di nuovo, nuovamente, o continuare a diventare. Brutto in italiano. Nuovamente, o assumere infinite volte nuove esistenze. E questa è l'idea. Importante dire questa cosa. Nel buddismo, non quello da Rotocalchi nostro, ma classico, questa idea di rinascita non è per niente romanticizzata. Quello dei Rotocalchi è: mi sono ricordato una mia esistenza precedente, ovviamente non ho avuto una vita un po' da sfigato, come è molto possibile che abbia avuto, no, e sarò stato un principe, un faraone, un condottiero, un gran guerriero, cioè, ecco, no? Nei rotocalchi. Invece è molto possibile che per chi ha questa visione sia stata un'esistenza mediamente miserabile, in senso buono, con le solite cose che viviamo tutti sempre. Siamo nati, siamo cresciuti, magari ci siamo innamorati, magari ci siamo pure sposati, abbiamo avuto dei figli, e poi magari abbiamo avuto dei problemi matrimoniali, e poi abbiamo avuto dei problemi con i figli, no? E problemi sul lavoro, la malattia, quelle cose. Quindi non c'è niente di romantico nell'insegnamento della rinascita nel buddismo. Anzi, viene presentato come una cosa estremamente ordinaria, no? Con piccole variazioni sul tema. Cioè, non è poi così appetibile questa faccenda, ecco, insomma, no? Non è mirabolante. E quindi è possibile che spesso si trovino anche
così, accounts, cioè descrizioni di grazie a stati di assorbimento molto profondi, no? Riuscire a ricordare esistenze precedenti. In tante tradizioni ci sono proprio delle tecniche apposta, no? Per fare questa faccenda, ma a parte che non è poi utile poi più di tanto, sinceramente, perché no, chi se ne frega, non è che, ecco, a meno che uno non abbia questi bizzarri interessi, ecco, insomma, per andare a scoprire che hai avuto una vita mediamente mediocre come tutte le altre, non è che sia poi tutta sta figata, ecco, insomma, no? Diciamolo pure. Sì, ma magari capita anche, no? Ma spesso il reportage appunto è mediamente così usuale, ecco, niente di straordinario, ecco, insomma, no? Come cosa. Io consiglierei vivamente che chi tra di noi ha questi tipi di esperienze le consideri come alla stregua di tutte le altre esperienze, no? Come prodotti della mente che sorgono e scompaiono, mettendoci dentro l'inconscio profondo, proiezioni, eccetera, 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 ma non servono per un processo di liberazione, ecco, detto in parole povere, no? E come tutte queste cose possono diventare addirittura un ostacolo, no? Se gli si dà troppa importanza, sono da considerare come qualsiasi altro tipo di ricordo. Ah, mi sono ricordato che, com'è la pancia? Descrivimi il respiro, per favore. Cos'è che stai sentendo in questo momento? No, ma è una vita precedente. Sono stato a Juan, mi batte la pesca. Sì, interessante. E cosa sta capitando adesso? E non hai svamato abbastanza perché se sei tornato, guarda che non ci hai azzeccato un granché, ecco, insomma, no? È meglio che rimboccati un attimo le maniche perché, ecco, non è stato sufficiente. Insomma, no? Come questa visione molto birmana e da insegnante birmano, ecco, come cosa, no? Che si annoia mortalmente, quando, anzi ti urla contro, diciamo, dice questo, oh, basta pensare, pensare, pensare. Giustamente, perché è così che funziona, no? Quindi lasciamo, abbiamo capito, non c'è niente di romantico in tutta questa faccenda, se siamo stati un faraone va bene, ma insomma è finita lì, ecco, insomma, no? Altra cosa molto importante da dire. Sulla base dell'analisi dei testi canonici, però questo fa parte dell'insegnamento del Buddha, la dottrina della rinascita, perché il Buddha dice testualmente, infatti cito, quando la mia mente era concentrata, purificata, pulita, senza macchia, senza inquinanti, morbida, malleabile, ferma, quando aveva raggiunto un livello di imperturbabilità, con una focalizzazione molto calma, questa mente unificata, io l'ho direzionata alla conoscenza della scomparsa e della rinascita degli esseri. Con l'occhio divino ho visto esseri scomparire e rinascere, più in alto e più in basso, belli e brutti, fortunati e sfortunati, e ho compreso come gli esseri, come dire, sono il risultato del loro karma. Questa fonte testuale e continua con ulteriori dettagli che non ve la sto a raccontare. Quindi ha visto le sue, ha visto quelle di altri, e questo lo ritroviamo anche come descrizioni di suoi allievi illuminati. E lo troviamo tante volte nel canone, quindi non possiamo affermare che è stato qualche scriba che ce l'ha ficcato dentro così per avvicinarlo all'induismo, ad esempio, eccetera, eccetera. No, da fonti testuali è un insegnamento integrante del Buddha, questa dottrina della rinascita, che a noi interessa particolarmente per questa faccenda del karma.
vedere come funziona questa cosa. Allora, questa continuità di esistenze, questo processo attraverso cui una vita segue un'altra, e un'altra, e un'altra, è ciò che nel buddismo si chiama samsara. Samsara. Il termine samsara viene dal verbo samsarati, che vuol dire continuare. Continuare a correre, a manifestarsi, ad andare avanti. E quindi il samsara è questa corsa da una vita a un'altra morte, poi un'altra vita, un'altra morte, eccetera, eccetera. Secondo il Buddha, il samsara non ha avuto un inizio definibile. Non troviamo un punto preciso. Quando è che è incominciato? Non si trova. Non è possibile trovare un punto di inizio, questo anche logicamente, perché se è un ciclo, dove trovi il punto di inizio? Prima l'uovo o la gallina? è una cosa ciclica, non è una visione lineare, ma è una visione ciclica come tipica del tempo asiatico, tempo Cronos, in quel senso lì. O meglio sarebbe Kairos, vabbè, ma questo è un altro discorso, ecco, insomma, no? Perché Cronos è il tempo cronologico, ma Kairos è il tempo vissuto. Sto preparando un discorso su tre visioni del tempo, quello occidentale, quello orientale e quello psicologico, che poi è stato particolarmente caro a un filosofo anglo-francese che è Henri Bergson, o Bergson, detto in inglese, ecco, insomma, no? Disprezzato da Bertrand Russell, che diceva: questa roba a cui possono credere soltanto delle donnette. Mi ricordo che il suo giudizio era stato abbastanza spietato, ecco, insomma, no? Essendo un matematico, Bertrand Russell. Ecco, per inciso, Henri Bergson, prima di fare gli studi superiori, quando viveva in Inghilterra, mi sembra 17 anni, aveva già scritto un'opera filosofica in latino, no? Non aveva ancora ben capito se dedicarsi alle materie scientifiche o a quelle letterarie, ecco, insomma, poi ha fatto più o meno entrambe, poi è un grande filosofo. Ecco, nonostante quello che ne dicesse Bertrand Russell, non era proprio l'ultimo dei deficienti, ecco, insomma, no? Ma era piuttosto acuto, ecco, nelle sue così, riflessioni. A parte questa digressione, allora. Dicevamo del samsara, non ha un inizio, è preciso. Bla bla bla, sto tagliando un po', se no anche non finiamo più, ma è tardissimo. Ho come sospetto che non riuscirò a fare tutto questa sera, allora magari dividiamo in due serate. Allora, questo è importante, questo già lo facciamo questa sera. Secondo l'insegnamento del Buddha, alla base di questo processo di rinascita c'è quella che noi possiamo definire una specifica struttura causale, che ha tre aspetti o tre stadi. Uno, gli inquinanti, cioè certe qualità della mente non edificanti, e in modo particolare si parla dell'avidità, della rabbia e della confusione mentale o ignoranza. Questi sono gli inquinanti a cui si fa riferimento. Quindi, tre aspetti per questo meccanismo. Primo, gli inquinanti. Questi inquinanti, due, da questi inquinanti noi ci attiviamo per fare certi tipi di attività. Questi sono gli attivatori di certi tipi di azioni. 3. Queste attività o azioni creano karma. E questo karma, assieme con gli inquinanti,
sono la causa fondamentale della rinascita e della forma specifica di rinascita che avrà luogo. È chiara questa cosa? Sotto il meccanismo ci stanno tre componenti, gli inquinanti, avidità, rabbia e ignoranza. Siccome questo è il terreno di base che noi abbiamo, il cristianesimo si parla di peccato originale, ma è tric e baracca la stessa cosa, mia visione personale è questa, noi agiamo in un certo modo, essendo inquinati da queste cose. Questi tipi di azioni, sono ciò che determineranno il tipo di rinascita specifica. Allora, quindi rinascita e karma vanno a braccetto. Diciamo quest'ultima cosa, questa sera poi terminiamo. Anche karma, è un termine che è entrato quasi in uso comune. Ah, è il tuo karma, no? Si dice a volte così, no? Ma come per dire il tuo destino, no? Ma il Buddha in realtà, l'ho già detto, ha una definizione molto precisa, molto specifica di karma, da una fonte testuale, il Buddha afferma questo. È l'avvolizione, ciò che io chiamo karma, cioè l'intenzione. Volizione è un termine che oggi non si usa più tanto, ma è l'intenzione, ciò che io appello karma. Quindi è l'attività intenzionale della mente che crea il karma. State attenti a quello che pensate, no. Perché ogni pensiero è già come gravido di risultati. Non è solo una battuta. Quindi il fattore decisivo nell'azione è l'intenzione. La volizione, la motivazione, chiamiamola come vogliamo. E noi sappiamo che queste cose si esprimono, scusate, nel corpo, nelle azioni del corpo, nelle azioni verbali, nella parola o, come ho già detto, semplicemente nei pensieri. Pensieri, parole, opere. Guarda caso. Io concluderei qui questa sera. Perché non ho più voglia di fare le cose in fretta, e abbiamo ancora tempo per affrontare meglio, con più calma, queste cose che sono molto importanti. Quindi ci basta ricordare questa sera, a parte tutte le altre cose che sono state menzionate, che il Buddha, è molto preciso nella definizione di karma. E dice: karma è la volizione, l'intenzione. Perché dall'intenzione poi segue tutto il resto, che si esprime, pensieri, parole e opere. E secondo i tipi specifici di pensieri, parole e opere, che ahi noi di solito sono inquinate da avidità, rabbia e confusione mentale, ne consegue una rinascita di un certo tipo. Per essere, non so se consolanti o deprimenti, no? Ma non vediamola soltanto la prossima esistenza, ammesso e non concesso che avvenga questa cosa, ma questo capita attimo dopo attimo. Cioè, che come noi ci relazioniamo in questo momento con quello che sta capitando, crea l'attimo successivo. Cioè, è molto nel microcosmo e poi si può estendere al macrocosmo, ma la temporalità poi diventa molto elastica, come dire. Ma è questo l'insegnamento fondante, cioè che
la tua intenzione è determinante, non tra 38 vite, ma adesso. Ecco, insomma, no? Perché noi non la vediamo così, non la pensiamo così? Perché tu edifichi, crei attimo dopo attimo. Sei creatore, non è, è molto importante questa cosa, eh? Cioè hai una responsabilità, no? Sei tu che con il tuo tipo di azione crei una realtà di un certo tipo oppure di un'altra. Quindi vedete l'importanza fondamentale, no, della pratica meditativa come aiuto, pilastro, altro che aiuto, fondamenta imprescindibile, no, di consapevolezza, di non fare le cose alla spera in Dio, scusatemi l'espressione, o do coio coio, ecco, insomma, no? Ma no. Perché ci sono delle conseguenze. Ma questo non con un'idea di colpa, non colpa, poi facciamo i conti. Non, guarda che i conti te li fai da solo immediatamente. Ecco, quella è l'idea. Non è che poi c'è la polizia segreta che ti presenta il conto. No, non è quello. Quindi io terminerei qui questa sera, come cosa. Magari terminate queste registrazioni, possiamo avere 5 minuti se avete subito delle domande.